Oggi per decreto finisce lo stato di emergenza, ma attenzione, soprattutto in Sicilia dove l'emergenza purtroppo continua con i numeri ogni giorno più alti, anche se dovremmo essere prossimi al picco. Comunque sia, bisogna tenere gli occhi bene aperti e continuare a salvaguardarsi usando tutti quanti i mezzi di protezione, dai gel per le mani alle mascherine. E a proposito di mascherine, dicono che è arrivato il tempo di metterle da parte, lo dicono gli esperti. Così la confusione torna sovrana. Intanto da un generale si è passati ad un altro, da Figliuolo si è passati al generale Petroni, si dice per completare la campagna vaccinale e per l'adozione, a partire da domani, 1° aprile, di altre misure di contrasto alla pandemia. Allora ci si chiede perché non prorogare lo stato di emergenza per qualche altro mese, lasciando al suo posto proprio il generale Figliuolo, che ha lavorato benissimo. Perché non farlo, se proprio si dovrà aspettare il 31 dicembre per arrivare a completare la campagna vaccinale?